Allora, un saluto e un ringraziamento a tutti, ovviamente in particolare a tutto questo ricco parterre di relatori che ci accompagneranno per celebrare questi 25 anni dell'Associazione Wild. Un ringraziamento ovviamente a tutti i presenti e a chi nel corso di questa giornata ci aiuterà anche per il ricco programma di attività che il vulcanico presidente Giovanni Sestito ha immaginato. Per dare anche il senso di questo traguardo importantissimo, 25 anni non sono ovviamente pochi, io li posso testimoniare, non nascondo anche una certa emozione perché 25 anni fa c'ero anch'io a quella famosa riunione fondativa insieme a tanti altri che oggi rincontro. 25 anni di attività e di impegno per il territorio che hanno sicuramente lasciato in segno, in positivo, per i risultati che sono stati ottenuti. Oggi ripercorreremo brevemente questa lunga storia e daremo anche il senso della continuità, cioè della proiezione verso il futuro. Non si tratta soltanto di celebrare quello che è stato fatto, ma anche di gettare le basi per future iniziative e nuovi obiettivi che si prospettano all'orizzonte. Inizierei subito con il saluto del Presidente nazionale Marco Rasconi e del Segretario nazionale Alberto Fontana che sono stati consegnati all'Associazione tramite video. Buongiorno a tutti, mi dispiace davvero tanto non essere qui con voi a festeggiare, ma come vi ha spiegato il Presidente, abbiamo in concomitanza il Consiglio nazionale delle nostre sezioni, quindi racconteremo anche al Consiglio nazionale di questa bella festa per i vostri 25 anni. È davvero complicato raccontare la storia di 25 anni, soprattutto quando tocca le sfaccettature di tutta la vita delle persone con disabilità, con distrazione muscolare e altro, perché davvero bisognerebbe raccontare tantissimo e non si può. Voi avete fatto una scelta che è quella di raccontare attraverso le azioni, e questo secondo me è davvero importante per capire la concretezza sul territorio di Mindman, e l'avete fatto toccando anche la cultura. Quindi la borsa di studio, il concorso di poesie e il premio al volontario, che sono un po' le armi che abbiamo a disposizione. Quindi la poesia, la sensibilità, la borsa di studio, quindi l'informazione e poi il volontariato, quindi la voglia di fare, la voglia di donarsi, che vediamo, è sicuramente una pietra miliare. Quindi io in questo momento posso soltanto ringraziarvi di questi bellissimi 25 anni, so che avete ancora veramente tanto, dirvi che anche se lontani chirurgicamente siamo assolutamente vicini nelle battaglie quotidiane che facciamo tutti, e vi auguro tanti tanti auguri. Istituzioni che insieme alla nostra sezione festeggiate i 25 anni, permettetemi di trasmettervi il mio saluto di vicinanza e di affetto e allo stesso tempo un sentito ringraziamento per le iniziative che da oltre 25 anni offrite al mondo della disabilità, alla famiglia dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. È molto importante per noi avere la vostra testimonianza e avervi al nostro fianco rispetto a questo percorso che insieme stiamo vivendo ed offrendo attraverso la solidarietà a tutte le persone che vivono una condizione di disabilità. Permettetemi in particolare però di abbracciare forte Giovanni, che in maniera esemplare e in maniera unica continua a testimoniare quanto è forte il nostro desiderio di poter, attraverso l'attività che si svolge nella WIM di Chiaravalle, che siamo animati da un desiderio di inclusione, di reale desiderio di essere protagonisti rispetto ai percorsi di vita, ed è perciò per me estremamente importante e allo stesso tempo un onore essere con voi attraverso questo video vicino e trasmettervi tutto l'affetto
da parte dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Grazie, grazie per tutto quello che avete fatto in occasione dei 25 anni di Chiaravalle Centrale, ma soprattutto grazie per quello che sono certo da domani continuerete a fare per l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia. Ed è arrivato un messaggio di saluto anche da parte del presidente della sezione WILDMI di Cittanova, Daniele Tranfo. Carissimo presidente, si rivolge ovviamente a Giovanni Sestito, in occasione della ricorrenza del 25esimo della fondazione della sezione di Chiaravalle, sono a porgerti, interpretando anche il pensiero di tutti i soci della sezione di Cittanova, gli auguri più affettuosi per il lungo, faticoso e generoso impegno a favore della nostra organizzazione. Allora io passerei subito agli interventi dei relatori, anche perché siamo numerosissimi, per cui subito la nostra Rosalba De Fazio ci darà lettura del discorso del presidente Giovanni Sestito. Buongiorno e benvenuto a tutti. Io penso che ogni organizzazione o persona debba ringraziare qualcuno per ciò che è diventato, direttamente o indirettamente. E la WILDM, sotto questo aspetto, deve ringraziare tutti i soci, componenti del direttivo, istituzioni politiche, ecclesiastiche, culturali, sponsor, altre associazioni di volontariato di Chiaravalle e la cittadinanza tutta, che ha sempre partecipato fattivamente a tutte le nostre attività. Mi accingo, con profonda e autentica umiltà, a scrivere queste poche parole, prendendomi la responsabilità di rappresentare il pensiero dell'intera WILDM e di tutti i soci iscritti. La sezione WILDM di Chiaravalle Centrale è nata ufficialmente il 5 novembre 1993. Quando la direzione nazionale ci comunicò che potevamo procedere all'apertura della sezione, ma le attività vere e reali incominciarono il 26 novembre 1994, esattamente in quest'aula, con un'assemblea pubblica che registrò una partecipazione massiccia. E da quel giorno la WILDM ha sempre cercato di realizzare nel miglior modo possibile le finalità del proprio statuto. L'idea di costituire la WILDM è nata nel 1992, quando un giorno, parlando col mio amico Gianfranco Mammone, gli comunicai che desideravo costituire un'associazione che si occupasse di disabilità, ed esattamente la WILDM, in quanto conoscevo già questa realtà associativa, perché in quel periodo frequentavo la WILDM di Siderno, del cui presente Giuseppe Congiusta. Da quel giorno iniziammo a coinvolgere tutti i nostri amici, animati dallo spirito di fare qualcosa di concreto per gli altri e per la nostra comunità. La WILDM nacque con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità attraverso l'abbattimento di ogni tipo di barriera e sostenere la ricerca scientifica e l'informazione sulle distrofie e le altre malattie genetiche e neuromuscolari, e con l'impegno di svolgere un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza ad ampio raggio. Tra le nostre attività abbiamo organizzato una sequenza di manifestazioni, che ricordarle tutte sarebbe difficile, ma voglio ricordare le più importanti. 25 anni di collaborazione con il Telethon, 13 giornate nazionali con i banchetti in piazza con la farfallina, 8 raduni WILDM con la partecipazione di tutte le WILDM della Calabria e della Sicilia, 6 partite del cuore in collaborazione con Teleonio, il concerto con i Ladri di Carrozzelle, 3 maratone combinate con motocarrozzelle, il progetto Le Formiche in collaborazione con la Proloco, l'Avis, la Caritas, Cooperativa Sociale La Cascata e Fondazione Betania. Sempre insieme a Fondazione Betania abbiamo messo in scena 2 edizioni della Passione di Cristo,
e 4 commedie teatrali, 2 edizioni del Festival della Canzone per Disabili, 2 tombolate in diretta televisiva con Teleionio, convegni sulla disabilità, Babbo Natale arriva in carrozzella, la Befana arriva in carrozzella, i Re Magi arrivano in carrozzella, 4 edizioni del Gitano Errante, progetti di arte terapia e di cineterapia, 12 progetti di servizio civile con i quali abbiamo avviato 114 volontari a svolgere un'esperienza formativa per una preparazione nel mondo del lavoro. Con queste attività e altre ancora non di meno importanza, l'associazione ha voluto concentrare le opere principalmente nella sensibilizzazione del Paese ai problemi sulla disabilità. E con molto orgoglio posso dire che grazie alla ULDM moltissime barriere architettoniche sono state abbattute, come l'ingresso del Comune alla Comunità Montana, a Palazzo Staglianò, grazie all'intervento di Luciano Principe, in decine e decine di bar ed esercizi commerciali. L'impegno della ULDM sul territorio è stato sempre costante, volto continuamente al servizio delle persone più deboli. E questo è stato possibile grazie alla collaborazione che la ULDM ha avuto con l'amministrazione comunale, da prima fin dalla costituzione. Fin dalla costituzione con l'amministrazione guidata da Giuseppe Maida, in cui durante la sua gestione abbiamo presentato come ULDM il progetto 1000 lire per un pulmino, che prevedeva che ogni comune del comprensorio versasse una quota per l'acquisto del mezzo, ma che alla fine poi solo l'amministrazione comunale di Chiaravalle si fece carico della totalità della spesa per l'acquisto del pulmino. La collaborazione è continuata con l'amministrazione di Nino Bruno, durante la quale abbiamo stipulato l'accordo di partenariato per il progetto di servizio civile e la convenzione per la gestione del pulmino. Di seguito la collaborazione con l'amministrazione di Gregorio Tino, la quale ci ha assegnato una sede per poter svolgere tutte le nostre attività sociali, ludiche e ricreative. Ed infine, arrivando ai giorni nostri, con l'amministrazione di Domenico Donato, abbiamo stipulato la convenzione per il trasporto dei disabili di Chiaravalle con il pulmino di proprietà della ULDM. Abbiamo costituito la commissione per l'abbattimento delle barriere architettoniche e tanto altro. Ricordo anche che l'associazione ULDM è proprietaria di un pulmino, acquistato grazie ad un comitato spontaneo di cittadini, che si è costituita appositamente per raccogliere i fondi necessari. Comitato guidato dal dottor Attilio Maggisano e nel quale gli imprenditori, il signor Luciano Principe e il cavalier Francesco Vitale, hanno aderito al progetto finanziando l'acquisto del pulmino e la ULDM non può non esservi grata. 25 anni di attività sono un traguardo importante, in cui fa piacere ricordare le tantissime persone che si sono incontrati in questo lungo tempo. Utenti, istituzioni, imprese, persone dalle quali abbiamo sempre appreso qualcosa e che hanno arricchito con il loro sapere e il loro impegno la nostra associazione e dove ancora oggi continuiamo a raccogliere il frutto del loro impegno. Non mi azzardo a fare nomi perché rischierei di dimenticare qualcuno e in più l'elenco sarebbe troppo lungo. Ma un nome importante, consentitemi di ricordarlo, quello di Alberto Fontana, ex presidente nazionale. Che in un momento difficile per la nostra associazione è stato colui che ci ha dato quella mano d'aiuto per uscire fuori da una situazione complicata e difficile in cui l'associazione era stata presa di mira da alcuni ex soci. Se guardi indietro, non posso non sentire un pizzico di sofferenza nel cuore per quelle vicissitudini che mi hanno e ci hanno dato pena e dispiaceri. Ma oggi, e ho l'orgoglio di dirlo, la ULDM è tra le associazioni più attive e proficue del territorio. Certo, sono pagine brutte, ma nel bene e nel male fanno parte della nostra storia.
Non nego che ho anche il piacere e la fierezza di un traguardo raggiunto con tanti sacrifici, ma soprattutto la voglia di rendere una sincera gratitudine verso tutti gli amici e soci che hanno fatto e fanno parte di questo percorso iniziato 25 anni fa. Non ci scoraggeremo mai e continueremo a lavorare finché avremo la forza e la pazienza di farlo, in piena autonomia, nella speranza che possa crescere la risorsa umana della nostra associazione, per poter offrire un servizio sempre migliorato e ampliato giorno dopo giorno. Infine, per ultimo, ma non per importanza, voglio mandare un saluto a tutti i nostri soci disabili, che grazie al loro coraggio ci danno la forza per continuare la nostra missione nella UIDM. Sono loro i veri protagonisti delle nostre attività, sono loro e grazie a loro la nostra comunità prende coscienza delle criticità esistenti per trovare soluzioni affinché il paese in cui viviamo diventi accessibile a tutti. Un forte abbraccio a tutti voi. E adesso la parola al sindaco Domenico Donato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovanni, auguri. Auguri per questi 25 meravigliosi anni, per quello che, grazie a quella attività svolta sul territorio, oggi possiamo vedere la disabilità con un'ottica e con un occhio diverso. Io, vedete, quando sono stato chiamato da Giovanni per dover intervenire e vedendo il tema, la disabilità, una risorsa da sfruttare, mi sono chiesto con quale coraggio oggi io avrei affrontato questo incontro. Me lo sono chiesto perché aprile 2014 è cambiata la vita nella mia famiglia, e quando in quel momento, Giovanni, e tu sei stato vicino a me, ho iniziato a vedere un mondo che doveva essere un mondo nuovo che per me significava disabilità, e la disabilità la vedevo come un impedimento. Capivo che in quel momento doveva cambiare la mia vita, la vita della mia famiglia, e per me crollava tutto. Non era tanto la malattia, ma come andavamo ad affrontare da quel giorno il nuovo mondo. Ma non era così. Non era così. Io pensavo a dover ripartire da Bologna per scendere giù in Calabria, con quale treno affrontarlo, come entrare in stazione, come arrivare in un aereo, come salire quella rampa di aereo. Ecco, mi crollava tutto il mondo. Non era così. Non era così perché il mondo della disabilità va visto in un modo totalmente diverso. Perché prima di tutto bisognava, e come io credo che ormai sia arrivato, a mollare, come parlavamo prima, quell'idea del disagio inteso come un qualcosa che deve essere solo ed esclusivamente aiutato con la forma di assistenzialismo. No! Non era questo il pensiero doveva essere diverso, era quello che si aveva di fronte un soggetto, una persona con disabilità, ma è una persona che può dare tanto alla comunità, eccola la risorsa. Non era solo e solo quella forma di assistenzialismo, no, è rendere partecipe, perché ognuno di noi può essere utile, può dare con la propria attività, con le proprie forze, tanto alla comunità. Ecco, mollata la parola dell'handicap, della persona che ha delle menomazioni. No, basta con quella terminologia. Si parla oggi di disabili, di persona con disabilità, e bisogna anche fare attenzione quando si parla di queste persone, di noi, perché è giusto capire in modo particolare che si ha di fronte una persona, e la persona non è una persona malata. La malattia si supera con un computer, si supera con una carrozzella,
si supera con un ascensore, si supera con una scala montacarico e tante altre, ecco, si può superare. E allora se si supera, si prende il soggetto, si prende la persona e lo si rende partecipe, ed è quello che benissimo Giovanni nel suo scritto diceva: quante attività, ma attività che poi non vanno ad integrare noi, ad integrare la persona con disabilità, ma è quasi la persona con disabilità che integra noi in questo mondo nuovo. Ed è questa l'immagine bella, è questo il modo di come va vista oggi la disabilità: una persona abile, una persona che va aiutata a poter esprimere tutte le sue potenzialità. E noi su questo dobbiamo lottare, e noi Giovanni lo abbiamo iniziato a fare dalla prima ora. Faceva parte del nostro programma, un percorso iniziato in un modo magistrale con chi aveva la delega al servizio sociale, Antonio Macri, che ci credeva e capiva come bisognava portare avanti questo mondo. Un mondo che poi, ragazzi, è vero, è stato fatto tanto, ma molte volte si sbaglia anche nell'affrontare le realtà, perché ci sono progettazioni che ancora avvengono e dove non vengono previste l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ricordo che appena abbiamo fatto il primo convegno al Cinema Teatro Impero c'era l'impossibilità di poter salire con una sedia a rotelle sul palco. Ci siamo adoperati, come diceva benissimo Giovanni, in un'attività sul territorio. Sono state abbattute oltre 30 barriere architettoniche. Non riuscivamo a vederle noi, non riusciva a vederla il tecnico, ma insieme, su un percorso partendo dalla casa municipale e facendoci tutto il corso di Chiaravalle, tutte le strade di Chiaravalle, abbiamo trovato quello che impediva non solo alla persona con disabilità, ma a tutte le persone che hanno delle difficoltà: le donne incinta, gli anziani, le mamme con le carrozzelle. Ecco, questa è una città che noi dobbiamo offrire alla comunità. E se noi questo lo stiamo riuscendo a poterlo fare, è perché c'è questa grande collaborazione, c'è questo modo di camminare insieme, capendo che solo insieme, ognuno con le proprie abilità, ognuno con le proprie capacità, possiamo migliorare il nostro mondo. E io vi dico, e concludo Giovanni, grazie, grazie infinitamente per l'attività svolta, per i progetti di inclusione, per far sì che noi possiamo stare tutti insieme, non vedendo le difficoltà, non vedendo che ci possono essere o meno delle persone che non possono affrontare, che possono solamente stare in una forma di assistenza. Noi questo non lo vogliamo, e lo dovremmo capire anche noi tutti, perché vedete, molte volte si vengono ad utilizzare delle leggi sulla disabilità per avere un tornaconto, per non andare a scuola, per non andare al lavoro, e non magari capendo che quella legge va utilizzata per il vero fine e scopo, quella di poter veramente creare le condizioni di poter vivere meglio. Molte volte non è questo, Presidente Congiuto, che va invece ad essere affrontato. Allora, di questo dobbiamo essere anche noi consapevoli, che il mondo va affrontato in un modo totalmente diverso. Grazie Giovanni, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che sicuramente continuerai a fare per la nostra comunità. Nel frattempo vediamo scorrere anche immagini ormai storiche e datate di tutte le varie iniziative della WILDM qui a Chiaravalle Centrale, non solo. L'intervento di Massimo Guitarrini, responsabile monitoraggio e formatore servizio civile WILDM. Scendi. Ringrazio la WILDM di Chiaravalle e Giovanni per averci invitato a questa festa di 25 anni dalla nascita della sezione. E personalmente sono contento di essere qui perché negli ultimi 15 anni, non so, 17 anni forse, dal 2004-2005 abbiamo iniziato a collaborare con la sezione di Chiaravalle per quanto riguarda il servizio civile. Discorso parlato
parlava del scarico, penso il si sente? Parlava di 114 ragazzi che hanno incrociato per un anno la storia di questa sezione. E se pensiamo all'impatto in questi pochi anni di 114 persone giovani che hanno su un paese di circa quanti 5.000 abitanti, ok, vabbè, insomma, comunque è abbastanza importante. E in realtà mi piacerebbe cogliere l'occasione un po', visto che la sala è gremita e ci stanno diversi giovani che hanno fatto o che faranno già a gennaio il nuovo progetto di servizio civile, di focalizzare su che cos'è oggi il servizio civile. Perché spesso si rischia, specialmente in piccoli centri, che sia confusa questa risorsa tanto importante. Noi rappresentiamo di solito il servizio civile con un triangolo equilatero, con tre lati uguali, cioè tre elementi che devono pesare allo stesso modo, altrimenti diventa un'altra roba. Sì, il servizio civile, come diceva Giovanni nel suo discorso, è sicuramente un'esperienza che facilita o comunque aiuta i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro. Questo lo sta diventando sempre di più anche con la riforma del servizio civile universale. La cosa bellissima, non so, ieri sera ho incontrato un ragazzo che 2 anni fa ha finito il servizio civile e mi ha detto: guarda, io grazie a questa esperienza bellissima che ho fatto con la Wildem di Chiaravalle ho deciso di prendere la qualifica di OSS. Lavoro presso una clinica che si occupa di Alzheimer. Insomma, lui naturalmente gli stava per scadere il contratto, era insomma abbastanza timoroso, no, di perdere il lavoro, però io ho detto: beh, comunque bella questa cosa, però deve essere duro, no? Ho pensato questa cosa qua, perché comunque l'Alzheimer, non lo so, nella mia rappresentazione non è una disabilità, no, con cui relazionarsi in maniera facile, no? Io insomma, ho esperienza di relazione molto schietta, no, con le disabilità motorie, per cui questo. E lui mi ha detto: no, guarda, in realtà è bellissimo perché sono persone che vivono il momento, cioè conta il qui e ora. No, e lì io, no, sono trasalito, nel senso, cioè veramente ho imparato anch'io una cosa nuova, no? O comunque mi ha aperto un punto di vista diverso. Ecco, il servizio civile per molti giovani è anche l'occasione per scegliere, no, il proprio percorso di studio, ma se fosse solo questo, uno degli elementi, sarebbe qualcosa di simile a un tirocinio, no? O comunque a un tipo di esperienza che non è il servizio civile, ha bisogno di altri due elementi. Uno è il benessere della comunità. Infatti i nostri progetti di servizio civile non hanno una ricaduta soltanto per la nostra associazione, ma lavorano su un territorio, e la dimostrazione delle attività fatte in questi anni, no, è evidente a tutti. Ma se fosse soltanto, noi abbiamo progetti prevalentemente di natura assistenziale, ma se fosse soltanto questa cosa qui, di fatto saremmo un tappabuchi di uno stato sociale che funziona poco. Perché se è vero, ormai lo sappiamo tutti come WildM, stiamo dentro questo movimento, che l'assistenza ormai è un diritto umano, no, sancito da convenzioni internazionali anche ratificate dal nostro Stato, non possiamo delegare questo diritto umano alla buona volontà di giovani volontari, no? Che possono scegliere o non possono scegliere di fare il servizio civile con noi, va garantito a prescindere. Per cui è un pezzo che noi facciamo, no? Per garantire questo aspetto di benessere alla comunità, ma non può essere l'unico, no? Ci deve essere anche un altro elemento. L'altro elemento è quello per cui siamo qua oggi, no? I 25 anni di questa associazione. Noi attraverso il servizio civile possiamo portare avanti progettualità che altrimenti non potremmo fare. Io non credo che tante attività che sono state fatte in questi anni potevano essere portate avanti soltanto con le risorse
no, della WILDM, no? E abbiamo bisogno di giovani, no, che portano avanti le nostre attività. E guardate che, ecco, vorrei sfatare, lo dico sempre ai ragazzi, anche un po' un mito, no? Perché ci sono sempre voci strane, no, rispetto al sociale, in questo momento dove anche il sociale, la solidarietà è spesso attaccata e non si lavora per la solidarietà ma più che altro per fomentare l'odio o il sospetto. Guardate che noi come WILDM dallo Stato, per quanto riguarda il servizio civile, non prendiamo un euro se non un piccolo rimborso di 90 euro a volontario che fa la formazione generale. Ma tutte queste attività che noi facciamo, i progetti che noi facciamo, sono tutte autofinanziate. E per cui se con insistenza, no, magari, non lo so, la WILDM di Chiaravalle, no, chiede solidarietà proprio per finanziare questi progetti, è proprio perché altrimenti non potrebbero andare avanti. Per cui questi tre elementi, momento formativo per i giovani, utilità per il territorio, per i nostri, no, per il target group che vogliamo colpire con questo progetto, cioè migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità di questo territorio, l'altro progettualità della nostra organizzazione. Questi sono i tre elementi del servizio civile, lo saranno anche in futuro con la riforma del servizio civile universale, dove sicuramente verrà posta l'accento in maniera più precisa rispetto all'inserimento lavorativo dei giovani. Per cui io spero che in futuro, no, già abbiamo il progetto finanziato e approvato che partirà a gennaio, speriamo che il fondo nuovo del servizio civile, il fondo per i prossimi anni del servizio civile sia in qualche modo di nuovo finanziato, perché ecco, un'altra cosa che noi ogni anno come enti di servizio civile, proprio in questo periodo stiamo lì a vedere il documento di programmazione economica e finanziaria per vedere poi alla fine di che morte moriremo, cioè se tutti i nostri progetti, no, come un po' di questi anni, saranno finanziati. Ecco, è proprio per questo che occorre un impegno da parte del territorio, da parte anche della politica, a garantire quelli che sono alcuni tipi di servizi, perché questa è una risorsa che c'è, speriamo che ci sarà ancora, ma è possibile che non ci sia, insomma. E ripeto, i diritti umani non possono essere delegati ad una singola associazione, ma è tutta la comunità, è il territorio, è lo Stato che dovrebbe farsene carico. Grazie. Allora, la parola adesso a Giuseppe Maida, ex sindaco di Chiaravalle Centrale, consigliere comunale. Buongiorno a tutti. Consentitemi di fare gli auguri di cuore a Giovanni, all'associazione, a tutti i suoi iscritti per questo traguardo straordinario dei 25 anni dell'associazione. Io nel 93, Giovanni, quando ci siamo incontrati per la prima volta a parlare di questa iniziativa, ci siamo posti un sacco di problemi, perché non era facile all'epoca parlare di disabilità in una comunità dove la disabilità non era mai stata affrontata. E abbiamo detto: come possiamo soprattutto abbattere le barriere a livello culturale, perché il problema non era abbattere le barriere diciamo a livello strutturale, a livello di viabilità. Il problema era far passare nella gente, dichiararle questo problema. A distanza di 25 anni, grazie al tuo impegno, alla tua tenacia, alla tua serietà e all'impegno di tutta la WILDM, ci siamo riusciti. Oggi Chiaravalle si può vantare di aver ottenuto un risultato straordinario sotto questo aspetto. Sono state una serie di iniziative, li hai elencate prima nel tuo intervento, iniziative che hanno proiettato la comunità di Chiaravalle a livello regionale. E c'è stato sempre il sostegno, la vicinanza del presidente regionale della, sì, bisogna dirlo, perché nella nostra iniziativa voi ci avete creduto fin dal primo giorno.
e i risultati sono venuti fuori anche grazie a questo collegamento forte che c'è stato tra voi a livello regionale e l'associazione di Chiaravalle, Giovanni. Perciò io sono convinto che tutto questo è servito oggi ad avere, come dire, la possibilità di proiettare progetti ancora più ambiziosi. È chiaro, i progetti non si portano avanti solo con parole, c'è bisogno anche di sostegno finanziario. E qua la politica, poco fa nell'intervento il dirigente nazionale poneva una questione molto importante. La politica ai vari livelli, a livello comunale, regionale, nazionale, deve porsi il problema come inserire dei fondi a sostegno di queste iniziative, perché senza finanziamenti non si può portare avanti progetti di questa importanza. Io me lo auguro che non venga trascurato questo settore, perché è un settore importantissimo, è un settore che oggi il disabile non è più visto come qualcosa da mettere ai margini della società, ma oggi il disabile è al centro di tutta un'attività sia sociale, culturale e anche politica, perché partecipa a tutte le attività della nostra comunità, ma a livello anche nazionale. Ed è su questo che ci dobbiamo battere, Giovanni. Dobbiamo continuare su questa strada. Voi, protagonisti, componenti importanti della società. Da parte nostra ci sarà sempre il sostegno, la vicinanza, come abbiamo fatto nel passato, perché riteniamo che un sostegno alla vostra associazione è un sostegno alla civiltà. E questo è quello che in questi anni abbiamo dimostrato, abbiamo fatto, e voi l'avete rappresentato in modo straordinario. Grazie Giovanni per tutto quello che hai fatto, grazie all'associazione William, noi vi saremo sempre vicini. Grazie di cuore. Giuseppe Congiusta, presidente regionale della William. Buongiorno a tutti. Io sono particolarmente contento oggi, anzi vi dico di più, mi sento orgoglioso perché sono qua con Giovanni a festeggiare e celebrare questo 25esimo, perché io ero qua quando abbiamo aperto. Consentitemi di fare un po' di storia, perché è giusto. Perché avere la forza, il coraggio di affrontare certi problemi in certi periodi, parliamo di 25 anni fa, in un paese in cui la cultura del disabile non esisteva. Giovanni è stato coraggioso, è stato sollecitato da me, non ve lo nascondo. Io avevo aperto lo Wildem a Salerno 10 anni prima. Sapevo cosa vuol dire portare la prima parola alle persone. 10 anni prima, nell'83 esattamente, quando io portai lo Wildem da Padova, arrivò in Calabria, lo Wildem a Siderna arrivò. Perché sapete chi me l'ha detto? Me l'ha detto il segretario nazionale, si chiamava Federico Milkovic, era un disabile. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. E lui, quando lo conobbi, mi disse: se tu sei venuto a Padova è perché tu vuoi bene a tuo figlio, che era affetto da distrofia muscolare, un bambino di 7 anni.
e se vuoi bene a tuo figlio, guarda che io ti posso dare dei consigli per aiutarlo veramente. Tra questi consigli deve aprirti una sezione giù in Calabria della Wildem. Sai perché? Mi disse, perché la Wildem ti fa sentire forte. Ma sai perché ti fa sentire forte? Perché è il mondo in cui tuo figlio dovrà vivere. E siccome non esiste niente, se tu gli vuoi bene a tuo figlio, lo devi creare questo mondo. E per crearlo deve avere la forza, la voglia, l'amore per fare questo. E così iniziai. E anch'io, quando aprì nell'83, trovai le stesse difficoltà che ha trovato Giovanni. Forse Giovanni partiva un po' più avvantaggiato perché già la Wildem si conosceva nella nostra zona, avevo lavorato. Ma io ho aperto la sezione con un solo ammalato, mio figlio. Non esistevano ammalati, non esistevano persone distrofiche, non esisteva disabilità, non esisteva niente in giro. Come vi permettete di dire che noi abbiamo delle persone disabili? Erano nascosti. Credetemi, erano nascosti, la gente si vergognava. E piano piano, abbiamo iniziato a dire alla gente, a portare la cultura che diceva il dottor, della disabilità. Queste persone sono persone, non sono esseri. Sono persone che sono degne di onore. E così abbiamo iniziato con convegni, con riunioni, con corse, con spettacoli. Abbiamo usato tutti i mezzi di comunicazione possibili ed immaginabili per dire alla gente: esiste questo mondo. E questo mondo è così. Questo mondo va affrontato con realtà. Perché dovete tenere il vostro figlio chiuso dentro? Che vi ha fatto? Perché non può uscire? E così abbiamo piano piano. Prima di tutto abbiamo con la conoscenza. Il primo passo è stato la conoscenza che abbiamo portato, quello che ha fatto Giovanni. Quante volte siamo venuti qua? Lo ricordava il sindaco. Sindaco, quante volte siamo venuti? Quante partite abbiamo fatto? Quante gare abbiamo fatto con le carrozzine? Abbiamo fatto venire ragazzi in carrozzina da Siderno, da tutte le parti della Calabria e dalla Sicilia. E abbiamo fatto delle gare sulla strada, non nascosta al chiuso. Perché al chiuso? Volevamo conoscerci, farci conoscere. Giovanni questo ha avuto il coraggio di portare questo, dire io sono così, ma io voglio vivere. Io sono capace di dare. Non voglio essere un fruitore passivo, ma un attivo. E così abbiamo iniziato, è stata, come dire, l'esigenza stessa che ci ha portato a ideare, a portare, a metterci non in mostra, a farci vedere, a farci conoscere. Noi non volevamo essere protagonisti nel senso di farci belli, ma di farci conoscere, di farci dire noi viviamo, noi esistiamo, noi vogliamo vivere, noi vogliamo mangiare la pizza, noi vogliamo andare al cinema, noi vogliamo giocare, noi vogliamo crescere. Voi lo sapevate che Giovanni è laureato? Giovanni ha una laurea. Cosa vi dice questo? Che Giovanni ha avuto la forza di volontà. Io non sono forte nel camminare, non ho forza, ma sono forte nell'intelletto. E lì posso battermi con tutti.
siamo alla pari. Ha messo in risalto le sue potenzialità residue, così chiamate, e l'ha sviluppate. E con la sua cultura e intelligenza ha fatto quello che ha fatto in questi 25 anni. La verità è questa. Io a Giovanni, per questo vi dico, sono orgoglioso. Orgoglioso perché con Giovanni abbiamo aperto su Chiaravalle, sulle zone limitrofe, quest'altro grande campo, che è il campo della cultura contro la disabilità. Sì, le barriere architettoniche, la rampa, la cosa, sono stupidaggini. È qua. Abbiamo lottato, abbiamo rotto mura, abbiamo rotto pietre, montagne, ma l'abbiamo fatto. Sapete perché? Perché sia io a mio figlio, sia suo padre, sua madre, i suoi genitori, i suoi fratelli, hanno voluto bene e l'hanno supportato e aiutato, e tutti voi, il sindaco, tutta la comunità. Perché dovete sapere che 25 anni fa non esistevano le leggi che ci sono oggi. No. In quel periodo le leggi, sapete cosa dicevano? I comuni possono, non devono. È vero, sindaco? E allora noi ci siamo sempre appellati alla solidarietà, alla sensibilità, ecco, scusate non mi viene il termine, alla sensibilità della gente, del sindaco, dei politici, non a chiedere pietà. Badate bene, ci siamo appellati alla sensibilità di portare avanti i nostri problemi, ci siamo fatto conoscere con la conoscenza diretta, con l'impatto con il pubblico, e poi la gente ha iniziato a vedere e dire: ma allora queste persone io li posso avvicinare, li posso toccare, sono persone, posso parlare, mi rispondono, mi dicono, mi tengono testa, mi danno retta. Grazie Giovanni, perché su Chiaravalle veramente hai fatto un buon lavoro, un buon lavoro. Io sono, ve l'ho detto prima, orgoglioso, lo ripeto, lo ridico e mi auguro che vada sempre avanti. In Calabria, oltre che a Chiaravalle e Sederno, c'è anche Montaltofugo, Cittanova, che hai sentito, che ha mandato i saluti, c'era anche Vibo. Sono tutti nati in quel periodo, abbiamo tutti affrontati. E sapete qual è la cosa più bella? Che la WILDM è una di quelle associazioni che è diventata, che cresce, che si sviluppa, che non si perde, che va avanti. 25 anni. Io ne ho fatti al Sederno 35. Cittanova è dell'86, Libera dell'87, Montalto del 91. Abbiamo tutti superato una certa età. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che la nostra opera, quello che noi abbiamo seminato, voi, gente, l'avete coltivato e l'avete fatto crescere. E avete visto che queste persone hanno diritto e possono stare e devono starci nella società assieme a noi. Perché loro, con la loro sensibilità, ci hanno insegnato tantissime cose, che noi non conoscevamo, non sapevamo, avevamo paura di affrontare. Quando il sindaco attuale, non ricordo il nome, ha detto: io mi sono trovato nella situazione di dover affrontare, mi sembrava un mondo nuovo, eppure l'ho affrontato. E mi sono reso conto che non ci vuole molto, bisogna soltanto iniziare a fare, ad affrontare e dare fiducia.
perché voi non sapete cosa vuol dire dare fiducia ad una persona disabile. Rita Barbuto era una bellissima ragazza come lei tutt'oggi, una bambinella, quando l'ho conosciuta molti, molti anni fa. E lei non si è arresa alla sua disabilità. Ha detto: io voglio fare qualcosa. Io devo fare qualcosa per me e per gli altri. Poi vedrà lei chi è oggi. Cosa ha prodotto per tutti noi. Grazie Giovanni. Se tutti voi mi date il permesso, io da questo momento vorrei dire al sindaco, dare un appellativo nuovo a Giovanni, per Chiaravalle, l'uomo del sociale. Se lo merita. Perché ha portato quella cultura nuova e l'ha sviluppata per dare forza, coraggio, per dare vita a tutti, sia ai disabili e sia alla loro famiglia, perché non dimentichiamoci il grande sostegno alle famiglie, perché se la famiglia non ha questa forza dietro, trainante, che è la Wildem, che è un'associazione grossa che può dare, che può affrontare, si sente sola, e se sente sola succedono i problemi. Grazie Giovanni, perché siamo cresciuti assieme, abbiamo veramente portato avanti un sogno e un ideale, caro Giovanni. L'ideale è quello di vivere assieme agli altri, in mezzo agli altri, alla pari degli altri. Diceva Domenico, mio figlio: papà, ma qual è? Non ho le gambe, ma le ruote. Possiamo andare dove vogliamo. Ma scusa papà, ma ti pare giusto per un po' di rampetta, dai, che sono? 500 euro di rampa. Io non devo salire questo che so, ma per quale motivo? Perché mi devono prendere di peso? Chi sono io? Un mazzo di cavoli. E così, piano piano, piano piano, piano piano, ci siamo organizzati, riorganizzati, man mano che venivano le esigenze. Noi a Sederne dall'87 sono passati un po' di anni, che abbiamo aperto una struttura balneare addirittura, per poter soddisfare le esigenze dei disabili di quel periodo e di oggi, perché è sempre valida, perché tutte le strutture balneari sulla nostra zona, tanto per dirvene una fresca di quest'estate, no? Tutte per legge devono mettere la rampa per scendere, ma la rampa mettono perché arriva al bar, ma sotto l'ombrellone no, al mare no. Si vergognano, lo fa con Giusta. Con Giusta l'ha fatto dall'87. Non sapevamo come fare allora, non avevamo grandi cose, però piano piano, ma che ci vuole per far camminare le ruote? Ci vuole una cosa dura, mettiamo i mattoni, mettiamo la rete, mettiamo qua, abbiamo tutto. Oggi abbiamo anche le carrozzine che portano in acqua, quelle che galleggiano. L'anno scorso ne avevo una, quest'anno ne abbiamo due. E così, piccola la struttura. Non abbiamo bar, noi vogliamo dare servizi. Servizi, quello che dà Giovanni. E siccome Giovanni non ha grandi volontari, servizi. E crea, e va avanti. E i giovani lavorano. Lo Stato li aiuta, loro aiutano noi. E andiamo avanti. E si forma un giro.
quello che deve esistere, il giro della solidarietà. Io non voglio essere lungo, non so nemmeno quanto, però piacerebbe parlare tanto. In 37 anni di vita associativa ne ho tante cose da dire. Cose che moltissime equivalgono a quelle che ha fatto Giovanni, altre attività nuove, tipo il mare, tipo altre cose. Ma sono tutte le volte a mettere in atto la potenzialità delle persone con disabilità, a dire voi siete e noi siamo alla pari. A me è piaciuta la differenza che ha fatto il sindaco. Non parliamo più di handicap, è una cosa vecchia. Oggi esistono le persone disabili, sì, esistono. Moltissime qua siamo disabili, non è soltanto le carrozzine che voi vedete. Anch'io che porto gli occhiali sono disabile. Senza occhiali non ci vedo, divento disabile. Perché dovrei dire handicappato disabile? Ho una menomazione. Ma posso fare tutto, mi correggo. Loro con la rampa, Giovanni è salito qua, è andato qua, ha presentato, ha parlato. Grazie politica. Io dico così perché vecchi e nuovi abbiamo affrontato. Lui ci ha dato anche una mano d'aiuto. Lui ha detto, voi ci avete aiutato ad andare avanti, sì, ma anche noi siamo andati avanti perché voi ci avete aiutato. Se Chiaravalle è cambiata e Giovanni ha potuto lavorare ed espandersi ed ingrandire ed allargare e portare la cultura, è perché anche a voi avete dato una mano, avete capito, siete stati sensibili, perché la legge non ve lo permetteva, cioè non è che ve lo permetteva, non vi obbligava. I comuni possono, oggi dicono devono, non fanno lo stesso, non è che fanno in giù, però non per qualche cosa, sindaco, non vorrei offendervi, non per qualche cosa, perché molte volte, ecco, come diceva l'amico qui Darrini, dice se non li finanziano come li prendiamo, come facciamo? Ma almeno c'è un obbligo che prima non c'era. Quante lotte abbiamo fatto, credetemi, con i ragazzi ci mettevamo con le carrozzine sui parcheggi riservati ai disabili, perché le macchine, ma manco ci guardavano, mettevano come era stessa. E quante volte ci siamo messi con le carrozzine sui parcheggi a stare lì per dire alla macchina tu qua non puoi stare, questa è nostra, questa è roba nostra, noi abbiamo il diritto. Oggi, se non altro, almeno sulle nostre zone, se si ferma una macchina chiamiamo i carabinieri, arrivano subito e gli fanno la multa, ed è giusto. Un applauso al presidente. Ho capito, concludo, perdonate, volevo soltanto dire grazie a Giovanni, perdonate, ve l'ho detto che sono molto lungo perché non si può raccontare una storia così 10 minuti. Grazie comunque, e volevo dire a Giovanni, indicarlo come l'uomo del sociale di Chiaravalle. Grazie. Grazie.